18 e 11, siete sintonizzati sul 264 del Digitale Terrestre in compagnia del mitico, del grandissimo, del formidabile Emanuele Forcina in regia. Ebbene, c'è anche Rachela Beyan. No, ma ero convinto di essere io il grande, bello, bravo. Non ho mai detto bello, si sta inventando. Va bene, adesso tutti quegli aggettivi. Anche Emanuele Forcina, però pensavo anch'io. Volevo dire, sono anche accompagnata da Francesca Chiardi. Ah, anche accompagnata da Francesca Chiardi. Va bene, buonasera a tutti, eccoci qua. Siamo ancora in rigorosissima diretta sulla televisione più bella che c'è, il 264 del Digitale Terrestre. Ora, ripetiamolo, siete un po' timidini, lasciatevelo dire, però noi vi perdoniamo, 06 89 32 00 32, il numero per telefonare e giocare con noi al gioco I Viziati. Viziati sul 264 del Digitale Terrestre. Con questo numero, chiamandolo alle ore 19, potrete ricevere in omaggio delle fantastiche delizie targate Ternana Cuore Umbro. 06 89 32 00 32, giusto? Giustissimo, sacrosanto sarei dire, e questo numero lo potete utilizzare anche per telefonare ed entrare nel dibattito di Cusano Italia TV, in questo caso di pomeriggio con noi. Diamo il nostro più caloroso buonasera all'ospite in collegamento, la dottoressa biologa nutrizionista Alessandra Verrina. Buonasera Alessandra. Ciao Deborah, ciao Francesco, buonasera a tutti. Bene, finalmente. Ci conosciamo Alessandra, quanto sono contenta di seguirti e di capire che tipo di persona sei, quanto è difficile seguire persone non rispettano il piano alimentare. Ecco, però bisognerebbe sentire anche queste altre persone per capire le motivazioni, anche se credo che lo rispettino alla lettera. Non voglio che tu mi sovrasti, vorrei dire questa cosa. Quanto è difficile per una nutrizionista vedere che il proprio cliente non si impegna abbastanza? Ecco, ora l'ho detto. Ecco. Bisogna avere molta pazienza, assolutamente. Molto spesso viene data la colpa al nutrizionista, però è anche colpa del paziente. Soprattutto colpa del paziente. Infatti, io direi a questo punto, se il paziente non rispetta la dieta, perché il nutrizionista deve assumersene la colpa e non dare invece uno scappellotto al suo stesso cliente, che invece di perdere 25 kg ne ha persi 200 grammi? Purtroppo è così, non li possiamo ammazzare, però per qualcuno ci vorrebbe davvero, credi? Va bene, adesso stiamo anche un po' trascendendo. Oggi ho lasciato un attimino lo spazio alle donne, in questa trasmissione è successo di tutto. Riprendo un attimino le reti. Scherzo. Allora, dicevamo, cara dottoressa Verrina, allora, l'argomento di oggi è molto interessante. Ora ci proviamo, guarda, mi avventuro io, poi se sbaglio però arriva tu. Vai. Parleremo del macchinario chiamato, scusatemi, lo devo leggere, bioimpedenziometro. Impedenziometro, giusto? Sì, è un po' complicato da dire, però stavolta sei stato bravo. Ok. È andato un po' lento, però speriamo perché che l'ho scritto, guarda, teleascoltatori e radioascoltatori abbiano realmente capito. Impedenziometria. Allora, l'impedenziometria, che si può anche riassumere con l'acronimo di BIA, ecco, è più facile da Ditelo prima però a questo punto, scusate. Vabbè, io chiaramente ti devo dire il nome completo, però, facilità puoi chiamarla BIA, insomma. Io credo che sia un esame chiave nella valutazione dello stato nutrizionale, perché ovviamente mi dà un'idea più precisa dell'individuo che io sto misurando, perché è chiaro che andando a misurare solo il peso sulla bilancia io vedo un numero, ma non so su quel peso quanto ci sia effettivamente di massa grassa, quanto ci sia di massa muscolare, quanto di fluidi, quindi è un dato molto relativo. Invece seguendo questo tipo di esame io posso avere qualche informazione in più. Ma è una bilancia, come è fatto? Allora, esistono diverse tipologie, c'è anche la bilancia impedenziometrica, io non utilizzo quello, è praticamente uno strumento, ve lo faccio vedere subito così potete capire, piccolissimo. Piccolissimo. Sì, assolutamente, ci sono dei fili che terminano con delle piccole pinze, così. E poi praticamente sul paziente vengono applicati degli elettrodi semplicissimi con adesivo, eccoli qui. Questi elettrodi devono essere applicati due sul dorso delle mani e due sul dorso dei piedi.
e poi praticamente io aziono il macchinario e in pochissimi secondi mi va a valutare due parametri importanti che sono la resistenza e la reattanza. Quanto è attendibile? No, diciamo che è abbastanza preciso come macchinario, assolutamente, perché poi sono stati fatti anche calcoli incrociati e si è visto che quello che esce fuori da questo macchinario è molto simile, ecco, ai dati che si possono ottenere manualmente. Quindi quali sono questi due dati dalla quale prescinde e riesce a valutare meglio? Allora, praticamente, per farvi capire, lo spiegherò in modo tale che sia facilmente comprensibile. A tutti i nostri telespettatori, che ovviamente con un linguaggio molto semplice, poco forbito. Sì, sì, assolutamente, anche perché c'è anche molta fisica, quindi non mi sembra il caso. Però praticamente il principio fisico si basa sul fatto che tramite questo strumento c'è un passaggio di una microcorrente alternata che ha una bassissima intensità e alta frequenza. Quindi passa questa microcorrente veramente impercettibile, infatti è un esame che non è assolutamente invasivo, passa questa microcorrente sia attraverso i fluidi corporei generando un valore che si chiama resistenza e attraverso le membrane cellulari generando un valore che si chiama reattanza. Quindi io ottengo questi due valori sul mio macchinario. Aspetta. Va bene, passa questa microcorrente, insomma, e genera questi valori, che è la resistenza che sia i fluidi che le membrane oppongono appunto a questa corrente. Questi due valori poi vengono inseriti su un software, sul mio computer, che è appunto collegato al bioimpedenziometro. Inserisco questi, inserisco i dati del paziente come data di nascita, peso, altezza e dati vari, e mi viene generato un grafico con valori molto più precisi, quindi quelli che un po' accennavo l'altra volta, certo, ossia la massa grassa, la massa magra, i fluidi corporei, okay, cioè una serie di valori, insomma. Ti voglio fermare un secondo, perché molte persone a casa hanno la cosiddetta bilancia che riesce a misurare solo attraverso il peso la massa magra e la massa grassa. Quanto è attendibile a questo punto, ricollegandomi anche alla prima domanda che aveva fatto anche Francesco, questo tipo di bilancia, questo tipo di misurazione? Allora, guarda, queste bilance che sono in commercio non sono assolutamente attendibili come valore. Diciamo che, come per tutte le cose, più lo strumento è costoso e meno accessibile al pubblico, perché chiaramente i veri impedenziometri sono accessibili solo a professionisti del settore, non vengono venduti a privati. Quindi quelle bilance, io ho provato anche per curiosità a fare un confronto tra una misurazione effettuata con il bioimpedenziometro e una misurata con la bilancia, sono due valori totalmente diversi. Di quanto è la differenza? Ho trovato una differenza molto, molto grande, ad esempio una massa grassa anche del 20%. Ullala. Ecco, però prima lei parlava, dottoressa, di una misurazione a mano per chi non ha questo questo macchinario. Ecco, come si può fare? No, sono una serie di calcoli che si possono applicare, però sì, sono calcoli matematici. Bene. Ma sapere la propria massa corporea aiuta soprattutto nella dieta, il nutrizionista. A cosa serve saperlo un individuo in generale? Perché tanta fossilizzazione su questo tema da parte di molti persone, molte atlete e atleti che si avvicinano al mondo dello sport? Allora, è importante perché chiaramente il vero dimagrimento si ha quando io perdo la massa grassa, quindi io con questo strumento posso valutare di volta in volta che cosa sto perdendo col mio piano alimentare, quindi il vero dimagrimento si ha quando si perde la massa grassa, perché io perdo grasso di deposito. Sì. Invece molto spesso capita che si perda la massa magra, e in quel caso parliamo di deperimento, che si ha soprattutto quando, per esempio, si fanno le classiche diete fai da te, si eliminano i carboidrati, quindi pane, pasta, oppure diete molto restrittive. Quindi in quel caso non è un dimagrimento, è un vero e proprio deperimento. Sì. Infatti si vede molto la differenza di una persona che dimagrisce perdendo grasso, perché dimagrisce ma rimane sana anche in viso. Invece una persona che perde massa magra sembra quasi malata, insomma. E poi c'è un altro tipo di perdita di peso, cioè i fluidi corporei, e in quel caso poi si va incontro alla disidratazione. È chiaro che ovviamente chi pratica uno sport, un'attività sportiva di qualsiasi tipo, deve stare attento a questi valori, perché possono essere importanti e possono influenzare anche la performance. Sì.
Sempre in tema di bilancio e di bilancia, anche questo dato viene misurato alla stessa maniera dalla bilancia, quella diciamo più tradizionale. Economy. Ecco, anche qui hai trovato un discostamento tra il vostro apparecchio, vostro ovviamente parlo a livello medico, e quello invece nelle case degli italiani? No, allora io praticamente, se tu parli proprio della bilancia che utilizzo io in studio, non ho capito se parli di questo, sì, o dell'impedenziometro. Sì, quella lì, in studio. No, io ho una semplicissima bilancia, quindi più è chiaro, ogni bilancia più o meno può essere diversa, ma di poco, assolutamente. Però non ci sono grosse differenze. Io ovviamente consiglio sempre di pesarsi sempre alla, insomma, alla stessa bilancia, certo. Perché poi di bilancia in bilancia. Ma anche alla stessa ora, dottoressa? Anche, questo è un falso mito. Allora, è consigliabile, sì, pesarsi sempre alla stessa ora in modo tale da replicare le stesse condizioni in cui io mi peso la prima volta. Ad esempio, anche l'esame bioimpedenziometrico, io consiglio sempre di farlo sempre nelle stesse condizioni, agli stessi orari, proprio per evitare di sfasare troppo i valori che vado a misurare. È vero, interessante. Sì, poi c'è una specie di preparazione effettivamente prima di questo esame. Cioè? Sì, nel senso, allora, si consiglia solitamente di non bere per qualche ora, non fare una grossa attività fisica prima, però ripeto, l'importante è eseguirlo sempre nelle stesse condizioni. Poi il paziente prima di iniziare l'esame deve distendersi supino, deve rimanere supino per circa 10 minuti perché i fluidi corporei si devono, diciamo, ristabilire in quella posizione e poi si può procedere. Però non tutti i pazienti possono farlo, ad esempio coloro che hanno il pacemaker. Assolutamente, ci sono alcune condizioni per cui questo esame è escluso, ad esempio i portatori di pacemaker, perché comunque è pur sempre uno stimolatore cardiaco e io sto utilizzando una microcorrente. Oppure è sconsigliato in chi soffre di epilessia, ovviamente, è sconsigliato nelle donne in gravidanza, ma non perché sia pericoloso, perché ripeto non è un esame invasivo, però sì. I fluidi corporei in una donna in gravidanza possono essere alterati rispetto al normale, e poi è sconsigliato anche chi ha delle protesi in metallo, perché appunto il metallo può andare a influenzare la misurazione. Quindi anche chi porta gli apparecchi audio nelle orecchie? Sì, esatto, è sconsigliato anche per loro. Molto interessante. Dottoressa, torniamo alle bilance classiche però. C'è la bilancia digitale e c'è la bilancia tradizionale. Quale scegliere per iniziare un percorso? Allora, se si parla di bilancia da tenere a casa, io consiglio sempre la bilancia digitale, perché ovviamente è più precisa, mi dà un'informazione molto più precisa, ecco, rispetto anche a una. Anche lì varia il prezzo? Analogica. Più spendo e più è precisa? No, vabbè, sulle classiche bilance da tenere a casa non fa tutta questa differenza. Mentre sono previste delle norme di preparazione a questo tipo di esame, cioè bisogna bere prima, bisogna non bere liquidi, bisogna invece mangiare qualcosa. Prima ha parlato non bere per un tot di ore, però anche qui sono persone che hanno la necessità di bere. Anche ad esempio per prendere una compressa, una persona più anziana magari. Che ne fa uso. Dottoressa, quante ore prima dell'esame non bisogna stare proprio a digiuno, senza bere, senza mangiare? In teoria consigliano 3-4 ore, però è chiaro che io, se devo avere un appuntamento la sera con un paziente, non posso chiedergli di non bere per tutta la giornata o di non mangiare. Per questo io dico, consiglio sempre di farlo sempre allo stesso orario, con le stesse condizioni, in modo da replicare il più possibile, insomma, un valore reale. E quando si segue una persona col Covid, l'abbiamo visto a distanza, si può effettuare questo esame qui, come funziona? Funziona che purtroppo non si può fare, però i calcoli vengono fatti manualmente, però è chiaro che purtroppo la percentuale di massa grassa o di massa magra non potranno essere valutate, non potranno essere effettivamente valutate. E come li fa questi calcoli? Perché poi il paziente magari è all'oscuro di questi calcoli, dottoressa. Ci sono una serie di calcoli che, insomma, in base al peso, all'altezza, certo. Io calcolo il metabolismo, però ripeto, calcoli troppo precisi non si possono fare in questo caso, perché chiaramente non so quale sia la tua massa grassa o la tua massa magra. Infatti io a distanza seguo persone assolutamente sane, senza patologie, proprio per questo motivo. Certo. Che questo esame, l'esame bioimpedenziometrico, per esempio, può essere anche predittivo verso alcune condizioni patologiche.
Ah, quindi è molto importante. Questo sì, è un assolutamente. Fondamentale quasi. Sì, sì, per esempio, se io ho un paziente obeso, con questo esame posso capire se è un obeso, tra virgolette, sano, o un obeso, sempre tra virgolette, malnutrito. Qual è la differenza? Un paziente obeso sano è un paziente che ha una massa grassa molto elevata, ma una massa muscolare abbastanza nella norma, come una persona normale. Un paziente obeso malnutrito è un paziente invece che ha una massa grassa molto eccessiva e una massa magra molto molto bassa, quindi in quel caso parliamo di obesità sarcopenica, e questo tipo di condizione è pericolosa perché può predisporre molto facilmente ad alcune patologie, per esempio l'ipertensione piuttosto che il diabete, soprattutto se c'è già una familiarità verso quel tipo di patologie. Abbiamo parlato dell'esame in generale, ma quanto dura questo esame e dopo quanto va ripetuto nel tempo? Allora, a livello di durata è brevissimo, perché almeno il mio strumento ci mette veramente tra i 5 e i 10 secondi e mi rileva quei due parametri. Sì, sì, è super veloce, quindi non si perde assolutamente tempo. 10 secondi per capire in realtà come funziona un corpo umano? Dove è arrivata la scienza? Per andarlo a studiare, ecco, dove è arrivata la scienza, ma anche l'economia. Quanto costa? I costi sono molto variabili, diciamo che per trovarne uno che sia abbastanza innovativo, aggiornato, ci vogliono dai 4-5 mila euro in su. Ah, attenzione! E invece una visita per capire questo tipo massa magra, massa grassa, quanto costa? Ovviamente, allora, se tu intendi la visita in generale... La visita in generale. Dipende molto dalla zona geografica in Italia, perché poi ogni zona ho notato che hanno fasce di prezzo differenti. Ad esempio, può portare degli esempi? Si varia da? Per esempio, diciamo, si passa al sud ad una media di tra i 50 e i 70 euro a visita, al nord anche intorno ai 150-200. È una differenza abissale, dottoressa. Conviene andare tutti al sud a fare questa visita? Forse sì. Anche perché con tante compagnie aeree arrivare a Bari costa 5 euro. Quindi, dipende però come te lo fai quel viaggio con 5 euro. Dipende un po' se sei ipocondriaco o no. No, non c'entra niente l'ipocondria. Però io non ho paura di volare, ma forse ho paura di cadere. Quello è un altro discorso. Ma non ho paura dell'aereo in generale, non ne ho problemi. Questo è un altro discorso che dovremmo toccare. Come dovremmo toccare le infrastrutture per arrivare al sud? A livello di treni, a livello di aerei, perché io credo che Roma non è collegata con la Calabria tranne la Lamezia Terme con l'aeroporto, quindi, e questo è un esempio che sto andando a mente, quindi potrei anche sbagliarmi, ma credo di non sbagliare. E quindi poi ne dobbiamo parlare. Dottoressa Verina, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, settimana prossima altro argomento, da analizzare. Va benissimo, ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille. Allora, grazie a voi. 18 e 29, solo 30 minuti al nostro gioco. È vero. Apriremo le chiamate tra meno di... Quanti sono 30 minuti all'incirca? Tantissimi, ma rimanete qui sul 264 del Digitale Terrestre. Noi diamo la linea alla pubblicità.